L'altra volta Di Maio decise che non doveva andare a processo, questa volta dice Di Maio sulla 18, sulla 18 in realtà noi volevamo fare un gesto nei confronti dell'Europa, invece su quest'altra nave Gregoretti Salvini ha agito per interesse personale. Allora ragazzi, vale tutto. Salvini o chi per lui dice, mi sembra Molteni, avvocato all'epoca sottosegretario di interni, dice beh si tratta di un piccolo uomo, fatemi dire, io voglio dire non voglio beccarmi querele come spesso avviene in questa zuppa, però insomma uno che soltanto un anno fa difende il ministro degli interni sulla 18 e per la stessa identica cosa per cui la procura chiede l'assoluzione e l'archiviazione invece dice che deve andare a processo, si capisce che toc toc si tratta soltanto di una questione politica. Allora cosa è successo? Che Salvini andrà a processo per abuso di potere e per sequestro di persona. Però la storia la dovete capire bene perché è una cosa incredibile, uno si ferma ai titoli, Salvini a processo, e allora dici, beh insomma ne avrà combinate di cotte e di crude, ma perché? Perché per 3 giorni, basta leggere il pezzo di Bianconi oggi sul Corriere della Sera, non il pezzo del giornale o di Libero o che ne so, di un giornale della Lega, il signor Salvini per 3 giorni da ministro degli interni una nave l'ha tenuta alla fonda, al largo, non l'ha fatta entrare nei porti per 3 giorni, e in questi 3 giorni venivano riforniti di viveri, di assistenza sanitaria, cioè sostanzialmente in quei 3 giorni si faceva tutta l'assistenza possibile e immaginabile in quella nave, perché il principio di Salvini, che era un principio secondo me di buon senso, è che in Italia la politica estera ed immigratoria non la decidono le ONG, ma le decide il Ministero degli Interni e la politica italiana. Ebbene, per questo è andato a processo. Allora voi direte, è andato a processo, ci sono dei magistrati. In realtà i magistrati, cioè la procura di Catania, ha detto che non doveva andare a processo, non ci doveva essere un processo. E perché l'accusa dice che non deve andare a processo? Per il semplice motivo che non c'è nessuna limitazione della libertà, si tratta di un'operazione che era nelle regole italiane, va bene? Bene, però il tribunale non accetta il fatto che la procura, cioè l'accusa, dica che non va a processo, ma ovviamente perché ne ha la libertà e ne ha la facoltà, lo rinvia a giudizio, ci sarà un tribunale dei ministri o comunque un tribunale speciale che deciderà se e come andare a processo. Nel frattempo voi direte, è esattamente come dice Bianconi, la stessa storia della 18, in cui il Consiglio... in cui il Senato poi negò l'autorizzazione a procedere, ma Di Maio, che all'epoca era con il Movimento 5 Stelle, smentì anni delle sue, come possiamo dire, battaglie a favore dei magistrati contro i politici, e l'altra volta Di Maio decise che non doveva andare a processo, questa volta dice Di Maio sulla 18, sulla 18 in realtà noi volevamo fare un gesto nei confronti dell'Europa, invece su quest'altra nave Gregoretti Salvini ha agito per interesse personale. Allora ragazzi, vale tutto. Salvini o chi per lui dice, mi sembra Molteni, avvocato all'epoca sottosegretario di interni, dice beh si tratta di un piccolo uomo, fatemi dire, io voglio dire non voglio beccarmi querele come spesso avviene in questa zuppa, però insomma uno che soltanto un anno fa difende il ministro degli interni sulla 18 e per la stessa identica cosa per cui la procura chiede l'assoluzione e l'archiviazione invece dice che deve andare a processo, si capisce che toc toc si tratta soltanto di una questione politica. Cioè io non so se sia un piccolo uomo o no, ma è un perfetto politico, quindi si utilizzano i magistrati per colpire il proprio nemico politico. Tra l'altro magistrati di cui lo stesso Salvini per il 90% salva, ma che ci sono dei magistrati che non vogliono le politiche di Salvini e che facciano di tutto perché queste politiche vengano anche sanzionate giudiziariamente in una sorta di assurda non divisione dei poteri, mi sembra quello che sta avvenendo oggi. Leggetevi, vi dico, il pezzo di Bianconi e leggetevi le motivazioni per cui la procura dice che Salvini non deve andare a processo per sequestro di persone. La stessa procura lo dice, non lo dicono dei fan di Salvini, lo dicono i magistrati, eppure Di Maio e il tribunale ne approfittano e dicono adesso vai a processo, rischia fino a 15 anni. Se secondo voi questo è un paese normale, beh insomma diciamo che la Repubblica giudiziaria o comunque di alcuni giudici che si permettono di sindacare scelte politiche o amministrative è una cosa secondo me allucinante. Sequestro di persona, 3 giorni sulla nave 18. Ovviamente questa roba qui creerà un grandissimo casino politico, però lo vedremo nei prossimi giorni.